segretario Flavio Tosi, come sta andando queste due giorni di gazebo in Veneto? Ah, diciamo, a parte il meteo che sicuramente non aiuta, però sta andando bene perché sono tematiche molto sentite, sono quelle, al di là che è un po' un ritorno alle origini per la Lega Nord, e questo è un fatto molto positivo, ma poi perché in realtà sono problemi veri. La sicurezza è ritornata adesso un'emergenza, vuoi per la crisi, vuoi perché dopo che non c'è più il nostro Maroni al ministro degli interni, le cose sono cambiate in peggio, nel senso che c'è molta minore attenzione, anzi i messaggi che arrivano da questo governo per adesso sono esattamente in senso opposto, e poi perché è stata fatta una scelta politica da parte del governo, anche del governo Monti, che è stata quella di non parlare più del tema sicurezza. Il tema sicurezza non esiste più, come se tutto andasse bene, mentre invece è una vera emergenza, perché a livello di reati predatori, di reati contro la persona, la situazione sta diventando pesantissima per tutte le comunità. E quindi una proposta che vada nel senso di far capire che in Italia c'è qualcuno che invece, e poi la gran parte della gente al di là della Lega Nord, che invece vuole che ci siano delle regole che vengano rispettate, che chi delinque vada a scontare la pena nel paese d'origine, che fra l'altro nell'Europa unita è anche un fatto abbastanza naturale, cioè come tutte le persone devono poter circolare liberamente, altrettanto è equo che ogni paese si tenga i suoi delinquenti. E quindi con questa proposta ritorniamo a stare in mezzo alla nostra gente, a riportare le battaglie della Lega, che sono le battaglie di un tempo, che sono sempre battaglie d'attualità, e sappiamo che i cittadini sono con noi, adesso i cittadini apprezzano il fatto che la Lega sia tornata la Lega di una volta.